Sei un vero appassionato di Formula 1? Ne vuoi sapere di più sugli albori di questo sport? Sei nel posto giusto. Ed eccoci tornati sulla Formula 1 Story, io sono Yuri, io vi chiedo soltanto un bel mi piace a questo video per supportarci e iniziamo subito con il racconto. Con gli occhi degli europei ancora sconvolti dalla tragica scomparsa di Alberto Ascari, oltreoceano si disputa la terza gara valida per il mondiale, la 500 miglia di Indianapolis. Durante le prime prove libere per un incidente è deceduto Danny Aiello, che aveva ottenuto il terzo posto nel 1951. Dopo la pole position di Jerry Hoyt, che aveva preceduto ben 9 Curtis Craft, al via è McGrath a portarsi davanti a tutti. Dietro a lui però il vincitore delle due passate edizioni, Bill Vukovic, partito quinto, stava cominciando a spingere per riportarsi in testa. I due instaurano un bel duello per parecchi giri, ma arrivati alla tornata numero 56 arriva il fattaccio. Roger Ward perde il controllo della vettura e coinvolge altri due piloti nella carambola. Sopraggiunge dietro proprio Bill Vukovic, che non riesce ad evitarli e li centra in pieno. La sua macchina si cappotta più e più volte e finisce la sua corsa contro il muretto. Per il pilota non c'è niente da fare. La corsa continua comunque, con il ritiro di McGrath per problemi tecnici. Ad aggiudicarsi la gara è Bob Schweikert, davanti a Bettenhausen, che ha condiviso la macchina con Paul Russo. La settimana successiva si torna in Europa con il circuito di Spa-Francorchamps, che ospita il quarto appuntamento del Mondiale 1955. La Lancia è rimasta scottata dalla perdita del suo campione Alberto Ascari ed ha annunciato immediatamente il suo ritiro dalle corse di Formula 1. La squadra però ha accontentato Eugenio Castellotti, che ha chiesto di correre a Spa in onore del suo amico morto ed ha ottenuto una D50 per scendere in pista. La vettura della casa torinese aveva ottenuto l'ennesimo potenziamento del motore, che si dice l'avesse portata a circa 270 cavalli. Ed infatti la pole position sul circuito belga se la giudicò proprio Eugenio Castellotti, con mezzo secondo di vantaggio su Juan Manuel Fangio ed un secondo e uno su Stirling Moss sull'altra Mercedes. Seguono Nino Farina con la Ferrari e Jean Berat con la prima delle Maserati. Hawthorn con la Oneworld è nono, mentre il leader del mondiale Maurice Trintignant con l'altra Ferrari è soltanto decimo. A segnale del via partono bene le due Mercedes, con Fangio davanti a Moss, e Castellotti si accoda dietro alle vetture tedesche. Al terzo giro Berat finisce fuori pista con la sua Maserati, per fortuna senza conseguenze per il pilota. Dietro i tre di testa si instaura un gran duello per la quarta posizione tra Farina, Kling e l'idolo di casa Paul Frère, a cui è stata assegnata una Ferrari. Al giro numero 16 la Lancia di Castellotti rompe il cambio ed il pilota italiano deve abbandonare la gara, lasciando sempre più sole le due Mercedes al comando e il terzo posto alla Ferrari di Farina. Si pensa che la potenza maggiorata del motore Lancia abbia sollecitato troppo il cambio della macchina di Castellotti. Dopo 5 giri, cioè al 21esimo, è Kling che deve abbandonare la gara per una perdita d'olio e questo toglie praticamente ogni duello in pista. Infatti anche Frère ha cominciato a distaccarsi dal compagno Farina. Le due Mercedes dominano indisturbate per tutta la gara, con Fangio che quindi taglia il traguardo da vincitore con 8 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Stirling Moss. Terza è Farina a oltre un minuto, mentre il belga Frère arriva quarto. Quinto posto per Berat, che era rientrato in gara prendendo in consegna la vettura di Mieres, che quindi dovranno condividere i due punti del quinto posto. Solo sesto e nessun punto iridato per la Ferrari di Maurice Trintignant, che in gara era stato costretto anche a prendere la vettura gemella dell'americano Henry Schell, visto che la sua aveva avuto grossi problemi. Il 1955 però, purtroppo, è un anno nefasto. Infatti, la settimana dopo si corre la 24 ore di Le Mans, dove si consumerà la più grande tragedia della storia del motorsport. Mike Hawthorn con la Jaguar è in testa alla gara, seguito dalla Mercedes di Pierre Levesque. A causa di un rientro improvviso ai box di Mike Hawthorn, il doppiato Macklin perse il controllo della sua vettura che scartò verso destra. Levesque, che sopraggiungeva in piena velocità, prese in pieno la vettura del doppiato e decollò schiantandosi contro la barriera. Parecchi pezzi dell'auto volarono sulla tribuna laterale dei box. Il bilancio finale fu di 83 morti, tra cui ovviamente Levesque, e di oltre 100 feriti.
Le conseguenze di questo terribile incidente furono molteplici e molto importanti. Ben 4 gare di Formula 1 in Francia, Germania, Svizzera e Spagna furono cancellate, portando il numero di eventi da 11 a solo 7. La Svizzera addirittura vieterà ogni competizione motoristica sul suo territorio, un divieto tutt'oggi ancora in vigore. La Mercedes invece, in segno di rispetto delle vittime, deciderà per l'abbandono delle corse alla fine dell'anno. Nino Farina, campione del mondo 1950, decide di ritirarsi. In questo clima di morte e di dolore si arriva al quinto appuntamento stagionale a Zandvoort in Olanda. La Ferrari, orfana di Farina, ingaggia Eugenio Castellotti, lasciato libero dalla Lancia, e riporta tra le sue fila anche Mike Hawthorn, che torna a casa lasciando la Oneworld senza pilota e costringendola di fatto a saltare la gara olandese. Durante le qualifiche serpeggia il mistero, in quanto non vennero diramati i tempi durante lo svolgimento delle qualifiche. Solo dopo la conclusione si saprà che è stato Juan Manuel Fangio ad aggiudicarsi la pole position davanti alle due Mercedes di Stirling Moss e Carl Kling, un dominio assoluto. Musso è quarto con la sua Maserati davanti alla Ferrari di Mike Hawthorn. Poi Berà, Mieres, Trintignant e Castellotti. Alla partenza è il campione argentino a scattare bene al comando, seguito da un ottimo Luigi Musso che si è messo dietro le altre due vetture tedesche. Moss però non vuol lasciar fuggire via Fangio e attacca subito Musso scavalcandolo. Le due Mercedes allungano e l'unico a tenere il passo è proprio Luigi Musso, che ha distanziato il gruppetto dietro di sé formato da Berà, Kling, Hawthorn e Mieres. Al giro 21 Kling esce di pista e danneggia la sua vettura. Il tedesco rientra in box, ma la perdita d'olio dalla sua vettura è troppo copiosa e lo costringe al ritiro. Stirling Moss davanti guadagna su Fangio sulle curve veloci grazie alla sua vettura a passo medio, mentre Fangio utilizza la vettura a passo corto utilizzata a Monaco, ma riesce a contenere gli attacchi del compagno di squadra. Dopo 50 giri i due hanno 17 secondi di vantaggio su Musso, abbastanza vicino ai due per non permettere alle due Mercedes di distrarsi o di commettere errori. Dopo una decina di giri comincia una leggera pioggia. Musso rallenta un po' e questo consente a Fangio e Moss di staccarsi ulteriormente. Trintignant è quinto, ma rompe la trasmissione e deve cedere la sua posizione a Eugenio Castellotti. La pioggia smette e la pista si asciuga velocemente. Musso però compie un testa coda al tornantino dei box, riuscendo a mantenere il motore acceso e a ripartire, perdendo però ulteriormente una trentina di secondi, ma riuscendo a mantenere la terza posizione. A 15 giri dalla fine è già tutto deciso, con un ultimo sussulto quando la vettura di Moss negli ultimi giri ha problemi di surriscaldamento al motore. Ciò consente a Fangio di vincere in assoluta tranquillità davanti al compagno, che riesce comunque a concludere la gara al secondo posto. Musso è terzo davanti al compagno di squadra Mieres. Castellotti conclude il suo debutto con la Ferrari in zona punti, quinto, mentre Hawthorn, con problemi al cambio, conclude solo settimo a 5 giri dal vincitore. Juan Manuel Fangio è sempre più lanciato verso la conquista del suo terzo alloro mondiale. I fatti tragici di quell'anno di fatto gli hanno spianato la strada, ma sarebbe comunque stato un avversario molto difficile da battere per chiunque. E finisce qui un'altra puntata di Formula One Story. Vi ringrazio per essere stati qui con noi e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!